stato uno dei più grandi calciatori brasiliani di tutti i tempi. Per l'anagrafe Arthur Antunes Coimbra, ma per tutti è più semplicemente Zico. Quando nel 1983 venne ingaggiato dall'Udinese, Zico era la stella del Flamengo di Rio de Janeiro e della nazionale brasiliana. L'8 gennaio del 1984 Zico incantò San Siro, trascinando l'Udinese ad un insperato pareggio. Col Milan in vantaggio per 3-1, Zico si inventò un gran gol in rovesciata all'84esimo, preludio al pareggio di Causio tre minuti dopo. Dalle teche della Rai vi riproponiamo questa festa del gol nel servizio della Domenica Sportiva curato da Franco Zuccalà. La premiata ditta Causio Zico organizza questo gioco di prestigio a sei minuti dalla fine. Al Milan cominciano così a tremare le gambe e dal 3-1 con il miracolo di Blissett si passa al 3-2. Si riapre la partita. Ma cominciamo da capo. 90 minuti avvincenti, costellati però dagli errori delle difese. Primo gol su rigore, i friulani giurano che non c'è. L'arbitro Mattei invece ci metterebbe la mano sul fuoco come Muzio Scevola. Baresi non si fa cogliere dai rimorsi ed è 1-0. I rossoneri giocano di prima, sembrano avere maggior sprint. Zico ha l'aria di uno spettatore e qualche buon tempone dice che più di un brasiliano sembra un portoghese perché non ha pagato il biglietto. In realtà però il vero Zico salta fuori al momento opportuno. Sull'invito di Marchetti, Virdis di testa indirizza nella porta. Chi si trova pronto all'appuntamento per dare il colpo di grazia? Naturalmente lui, Zico. Tre minuti dopo però l'acrobata di lungo corso Oscar Damiani regala alla giovane guardia rossonera la palla del 2-1. Battistini e Carotti tentano di buttarla dentro, ma poi è molto abile Verza a girare la palla nella porta. Nella ripresa, quando Damiani, ormai specialista in quasi gol, fa accendere tutte le luci del flipper bianconero, sembra che la partita sia in mani milaniste, anche se Mauro manca clamorosamente il pareggio così. Ma il presidente rossonero Farina ha scritto una gravata letterina a Blissett invitandolo a fare qualche gol ogni tanto. Blissett non può esimersi e Farina esclama: ma se fosse vero scriverei un paio di lettere alla settimana. Sul 3-1 Causio e Zico ribaltano la partita. 1-2-3 ed il risultato torna in discussione. Ferrari vede realizzarsi il suo pronostico. Scherzosamente ieri sera ho detto 3-3 e così è stato. Castagnieri invece comincia a temere il peggio, peggio che si materializza nella zampata di Causio, vecchio leone, che dopo la prodezza si concede una piroetta da giovanotto di primo pelo rischiando il colpo della strega. Castagnieri non ha parole. Tassotti alla fine recita il mea culpa. Sì, sicuramente abbiamo commesso qualche errore. Su tutte e tre i gol forse ci sono stati degli errori molto, molto grossi da parte nostra, però sono errori forse cronici nostri, perché non ci... è dall'anno scorso che cadiamo in questi errori e si continua a parlare di inesperienza, ma forse sono proprio nostri errori che avremo finché campiamo. Causio, sul 3-1 pensavate di poter drizzare la partita? Beh, sinceramente penso che nessuno di noi scommettesse una lira su questo, su 3-1, però l'ho detto prima e lo ripeto anche adesso, abbiamo avuto la fortuna di fare il 3-2 subito dopo con Zico, e allora in questo momento qui è uscita fuori veramente il carattere della squadra, l'esperienza e solo anche, l'esperienza? No, diciamo anche i cosiddetti attributi, quindi di qualche elemento di classe che noi abbiamo in squadra e siamo riusciti a raddrizzare la partita. In quel campionato Zico realizzerà 19 reti, finendo secondo tra i marcatori, alle spalle del fuoriclasse juventino Michel Platini. Lo scudetto sarà vinto dalla Juventus, mentre l'Udinese si piazzerà al nono posto, preceduta proprio dal Milan. Lasciata l'Udinese nell'85, Zico tornerà al Flamengo e chiuderà la sua carriera di giocatore in Giappone nel 1994.